In occasione del progetto di stage organizzato dall'Associazione Micromacchina, noi della Terza S, Corso di Scienze Sociali, del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, abbiamo realizzato interviste ai ragazzi della nostra scuola, frequentanti l'ultimo anno, dal momento che la ricerca verte sulle prospettive future una volta terminati gli studi. All'interno del nostro liceo vi sono, oltre a quello tradizionale, differenti indirizzi di diploma. Il punto su cui abbiamo voluto concentrare la nostra attenzione è stato in particolar modo il confronto tra il corso di studio frequentato, scienze sociali, PNI, linguistico, scienze naturali, e il progetto di scelta del futuro corso di laurea, con l'obiettivo di verificare se gli studi compiuti nei 5 anni sono adatti al corso di laurea scelto. Dato che le interviste sono state realizzate durante la ricreazione, per evitare di disturbare i docenti ed interrompere le lezioni, la qualità dell'audio presenta alcuni difetti dati dalla presenza di rumori e voci di sottofondo, che non siamo riusciti ad eliminare totalmente. Cosa ha intenzione di fare una volta finito il liceo? Potrebbe fare architettura, perché mi interessa l'argomento di interni Ferrari. Pensavo di andare all'università, ovviamente salgo le mie macchine. Allora, il prossimo anno andrò a fare giurisprudenza, a Bologna. Gli studi compiuti in questi 5 anni sono adatti al corso di laurea che hai scelto? Sì, presumo di sì, perché, cioè, nel senso, più che altro sono riuscita ad avere una formazione, diciamo, su tutte le materie, cioè alla fine ho fatto anche matematica, anche se so che magari per il prossimo anno non mi servirà più. In parte, alcuni sì, alcuni no, le materie classiche. Insomma, perché comunque storia dell'arte, cioè, come dicevo, benissimo la preparazione, però. A differenza dei ragazzi appena sentiti, quelli intervistati successivamente non hanno tuttora le idee chiare. Per esempio, due ragazzi di quinta C, già come Diego, non hanno ancora scelto il corso di laurea da seguire, ma hanno una buona preparazione generale adatta ad affrontare l'università. Altri invece, come nel caso di Francesca e Marco, quinta S e quinta B, sono indecisi tra due opzioni da seguire. Francesca è indecisa tra ostetricia e scienze politiche, ma la formazione di questi 5 anni la fa sentire più sicura per le scienze politiche. Marco invece è propenso per le scienze politiche, ma vorrebbe fare anche fisioterapia, perché lo porterebbe a lavorare dopo 3 anni. Anche Andrea non ha le idee molto chiare, ma vorrebbe fare giurisprudenza poiché gli piacciono le materie classiche. Non si sente preparato per la materia specifica, ma ha una formazione sufficiente per l'università. Dalle interviste è quindi scaturito che tutti i ragazzi sono concordi nel voler proseguire gli studi e frequentare l'università, anche se, nonostante siamo già a marzo, molti sono ancora indecisi sull'imminente scelta del corso di laurea da effettuare. Tuttavia, ognuno di loro ha riscontrato di aver acquisito nel liceo una buona formazione generale per affrontare gli impegni universitari, ma non altrettanto completa riguardo le materie prettamente specifiche al futuro corso di laurea, in quanto nella maggior parte dei casi questa scelta non sviluppa le materie studiate in questi 5 anni. Questo lavoro è stato eseguito dal gruppo del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, formato da Sara, Neda, Elisa, Valeria, Elisa, Sara.